Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti o bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere come realizzare, anzi, diciamo che oggi andiamo a fare degli esperimenti con la Wally Hacks, che è un materiale che io adoro, il lana merino di questa marca fantastica, che è composta per 60% di cotone in questo caso e in 40% di poliamide. Il colore è il petrolio, il 68, però questo prodotto, i prodotti di Wally Hugs, sono prodotti con cui mi trovo molto bene perché sono fili adatti, anche in lana o anche cotoni come in questo caso, adatti all'estate. In questo caso il gomitolo è da 100 grammi per 57 metri circa e vorrei vedere con voi diverse idee magari per l'estate, quindi dei modelli, per esempio in questo caso vorrei realizzare un modello traforato che mi è venuto in mente praticamente mezz'ora fa, quindi abbastanza improvvisato, adatto all'estate. Avevo in casa questo, non lo chiamerei neanche filo, una cordina, diciamo, una cordina perché appunto è un rivestimento, il rivestimento è in cotone, in questo materiale è molto leggero e all'interno, come avete visto prima, c'è un ripieno, tra virgolette, che sembra appunto cotone bombato, no? Quindi che il filo è molto morbido e lavorabile tranquillamente. E vorrei provare questa nuova idea di uno schema traforato adattissimo all'estate che mi è venuto in mente, visto che a volte la sera, vedete, intanto io sto realizzando la mia maglia a catenelle, a volte la sera ci serve quella sciarpettina per proteggerci un po' dall'aria e secondo me ci serve una sciarpa che però sia leggera, che non ci faccia sudare. Quindi vediamo un po', questa volta iniziamo con la nostra maglia a catenelle. Realizziamo quante catenelle vogliamo perché decidiamo noi quanto grossa, grassa, larga, lunga vogliamo la sciarpa. In questo caso ne ho realizzate 17, però potete fare esattamente quello che vi pare. E è molto morbido anche da lavorare, secondo me è molto carino. Mi raccomando, utilizzate un uncinetto grosso come il mio, quindi 10, 12, comunque quelle misure, perché più piccolo ovviamente vi scappa il filo, la cordina, per la chiamerei più cordina. È molto semplice questo lavoro perché innanzitutto il materiale che stiamo andando ad utilizzare è elastico, quindi appena lo tirate un attimo si formano dei piccoli forellini che sono ovviamente chiari, no? Di un lavoro ad uncinetto. Vediamo come andrà a realizzarlo. Come avete visto la prima parte, lo schema si ripete, è molto molto semplice. Andiamo a realizzare tante piccole sezioni che poi uniamo e lasciamo dei fori tra queste. Infatti, come vedete, per lasciare un foro tra quella parte che ho appena realizzato e la prossima che andrò a realizzare, ho fatto una maglia a catenelle. Ho contato il numero di catenelle che volevo saltare, che sarà sempre lo stesso per tutto il pattern, il modello, lo schema che andiamo ad adottare. E poi con un paio di maglie a catenelle, scusate, a punta maglia alta, andiamo a realizzare queste sezioni, diciamo, piene, ok? Sono delle sezioni piene che salteranno sezioni vuote. Avete visto, le dimensioni sono abbastanza ridotte, nel senso che guardate rispetto alle mie mani, è più o meno grosso come il mio pollice, alto come il mio pollice. Maglia catenella 3, come ho fatto prima, quindi io ho deciso di farne 3 in modo che i fori escono relativamente piccoli. Qua me ne mancano ancora 4, quindi ne salto 4 in questo caso. Inserisco il filo, si forma nei nostri tre cappi che andiamo ad attraversare con il filo per creare la nostra maglia a punta maglia alta. Ne realizziamo un altro, ancora un altro, quindi il punto maglia alta sono, i punti maglia alta sono 3, se seguite il mio schema, perché andiamo a realizzare, a inserire l'uncinetto in ognuna delle tre maglie a catenella che andiamo su cui andiamo a lavorare. E la prima riga è praticamente già fatta, perché la sciarpa che voglio realizzare è penso rettangolare, adesso vediamo in itinere. Allora, adesso maglia a catenella di 3 esattamente e andiamo a girare il lavoro perché come vedete facciamo 4, 5, 6 perché ovviamente deve essere il doppio visto che andiamo a parlare dell'altezza adesso. Inseriamo, ovviamente qui deve esserci un foro perché se le alterniamo non possiamo fare un'altra sezione piena. Quindi andiamo a inserire il filo, la corda come avete visto nel foro. E realizziamo 3 punti a maglia alta attorno a questo foro, dopodiché 3 punti a catenella per lasciare
la sezione vuota. Dopodiché, aspetta che facciamo posto, prendiamo un po' di filo. Come avete visto, inseriamo nel foro, ovviamente della riga precedente, e altri 3 punti a maglia alta attorno a questa catenella, in modo che la sezione esca piena. Guardate, vi assicuro che è più difficile a dirsi e a descriversi che a farsi. Quindi non lasciatevi scoraggiare, è uno schema super 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 semplice e tra l'altro secondo me super carino e geniale. Ho preso ispirazione da una mia amica che lo faceva spesso per l'estate, perché comunque avrete una sciarpa che potete usare come coprispalle, scialle, sciarpina, quello che volete, qualcosa che comunque la sera, vi ripeto, come vi stavo dicendo prima, durante le passeggiate vi possa magari coprire un pochettino quando sale un po' d'ariettina la sera, no? Che usciamo per cena con la canottiera e poi ci frega l'aria, soprattutto magari al mare. Allora, giriamo il lavoro e andiamo a realizzare la terza riga. Uguale, in questo caso sotto abbiamo uno spazio vuoto, quindi andiamo a realizzare uno, punto maglia alta, due. Secondo, vediamo se non mi scappa il filo, 2 e poi 3 punti a maglia alta attorno al foro, vedete, in modo che ovviamente la riga dopo la inizieremo con una sezione vuota. Adesso nostra maglia catenella con 3 catenelle per lasciare il foro e fare il nostro ponticello, diciamo, tra le due sezioni. Dopodiché riprendiamo il filo e altri 3 punti a maglia alta nel foro adiacente. Molto 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 semplice, estremamente semplice, ragazzi. Provateci, anche se siete principianti, non vi preoccupate, perché veramente, a parte che credo che forse io non so se mi sono spiegata benissimo, ma credo che dalle foto, dal video, insomma, no, sia stato più che chiaro, nel senso che una volta che piuttosto lo mettete in pausa, rallentate, perché sapete che su YouTube c'è l'opzione di vedere il video in slow-mo, quindi una volta che avete visto come realizzarlo e avete fatto la prima riga, che magari è quella di assestamento, diciamo, potete andare avanti e continuare all'infinito, perché veramente più semplice di così non si può. E poi intanto vedete, potete spostare un po' le maglie se sono troppo ravvicinate. È molto molto malleabile, lavorabile, insomma, questa cordina è elastica, potete spostare le maglie se non sono abbastanza vicine, è veramente molto semplice da lavorare e l'effetto è wow, soprattutto anche a livello al tocco, che ovviamente voi non potete capirlo non avendola, se non l'avete a casa, ma vi assicuro che è praticamente un peluche, quindi leggero però, quindi in cotone. Andiamo a realizzare un'altra riga, maglia alta, inseriamo. Ovviamente qualsiasi dubbio, domanda, perplessità, commento, modifica che volete apportare o idea nuova o anche un po' la vostra opinione, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto il lavoro, è ben accetta nei commenti, vi risponderò volentieri e ovviamente se il video vi piace lasciate un like. Adesso realizziamo un altro maglia alta e un'altra maglia, punto maglia alta. Punta maglia alta, veramente la nostra salvezza, semplicissimo, ve lo ripeto ancora, adesso ve lo faccio magari rivedere, vediamo. Praticamente basta inserire il foro, il filo, la corda nel foro, dopodiché ci troveremo attorno all'uncinetto 3 cappi, vedete, in questo caso inseriamo nei primi due e poi nell'ultimo. Vi ripeto, l'importante è che il pattern sia sempre uguale, quindi se lasciate 3 punti a catenella, se fate 3 punti a catenella per realizzare i fori, quindi per creare l'effetto forato, dovrà sempre dall'inizio alla fine del lavoro essere 3 il numero dei punti a catenella che realizzate, ok? Quindi l'importante è che lo schema si ripeta sempre in modo esatto e preciso. Spero che il video vi sia piaciuto e nel caso lasciatemi un like. E seguitemi per i prossimi tutorial per non perdervi più video. Alla prossima, ragazzi, è stato un piacere. Ciao!